impegno, vediamo, coinvolge tutte le generazioni in tante attività. Siamo con Carmen, Concetta, Simona. Avete imparato dai vostri nonni? Sì, è una tradizione che viene tramandata da, penso, tutte le nonne di tutte le famiglie. E penso comunque sia un'arte la pasta, quindi è bello che anche noi ragazze facciamo la nostra parte. Ci sono anche attrezzi tradizionali? Sì, questo è un attrezzo tipico per fare la pasta, che si chiama proprio per la chitarra, infatti ha le corde appositamente. Poi ovviamente il mattarello per stendere la pasta e poi metterla lì, oppure questi sono cavatelli e si fanno con il pollice, insomma un dito, oppure fusilli con il ferro apposito. Questi state preparando per tutti gli associati, a termine del presepe li degusterete? Esatto, quindi il nostro duro lavoro diciamo che verrà ripagato. Siamo con Angela, Antonella, Caterina. Impegnate anche voi per questa iniziativa, il primo anno? Sì, 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 anche per me. Sì. E come vi siete trovate anche in questo nuovo ruolo, diciamo così? Bene, siamo comunque felici di poter far parte di questa iniziativa per il bene della comunità. Sì, è bello comunque che queste tradizioni non vadano perse, comunque anche noi che siamo giovani impariamo a fare la pasta fatta in casa, è una bella tradizione. Complimenti. Grazie. Grazie. Gabriele, ora in un clima di raccoglimento e preghiera ci immergiamo in questa atmosfera così suggestiva, quella della Grotta della Natività. Sì, certo. Qui si è compiuto il mistero, possiamo dire, no? È rappresentato quello che è avvenuto nella storia. Il Figlio di Dio è venuto nel mondo per mezzo di una donna, di Maria, che è diventata la madre del Signore, la madre di Dio, perché ha portato l'unigenito Figlio di Dio nel suo seno e lo ha generato, lo ha dato alla luce. E mi piace pensare a Maria in quegli attimi. Chissà che trepidazione povera ragazza avrà vissuto nella sua vita insieme con questo uomo al suo fianco, con Giuseppe di Nazaret, il quale l'ha presa subito sotto la sua protezione. E questa donna che si trova a dare alla vita il Figlio di Dio. Sappiamo dai Vangeli, no? Nel colloquio con l'angelo, ma come avverrà questo? Io non conosco uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te e su di te stenderà la potenza dell'Altissimo. E grazie a quel sì di Maria si è compiuto il mistero. Si è compiuto il mistero dell'incarnazione, il mistero della nascita di Gesù per la nostra salvezza, per nostro amore. Tutto in un clima di silenzio, in una notte. C'è un canto bello che dice in quella notte avvolta di stelle è avvenuto questo mistero, questo grande dono e all'umanità, il Figlio di Dio che è nato per redimerci, per salvarci e soltanto per amore. Fra Gabriele, è una scena di grande tenerezza, ci invita un po' a fermarci, no, davanti a tutte queste luci, queste distrazioni, no, che fanno parte del periodo del Natale. Fermarci per riflettere poi
perso il senso più vero e puro. Sì, certo, ci porta a riflettere molto in questo tempo così travagliato, in questo momento in cui il mondo, la società è sballottata, come dicevamo prima in un'altra scena, da questo grande tormento della guerra. Qui regna il silenzio, ma quel silenzio che non è un silenzio a sé, ma è un silenzio eloquente, perché la tenerezza di un bambino ti porta ad accogliere questo dono, questo mistero che si svela agli occhi dell'umanità. E certo, vedere un bimbo piccolo che nasce, qui noi abbiamo il piccolo Leonardo, insieme con Tonia e Giuseppe che sono i suoi genitori, poi con i bimbi, con Lucia, Daria e Desiree, che hanno impersonificato agli angioletti. Ma di fronte alla tenerezza di un bambino, l'uomo si ferma e contempla questo grande dono che il cielo fa all'umanità. Ed eccoci, incontriamo Tonia e Giuseppe, genitori del piccolo e bellissimo Leonardo. Una grande emozione essere parte di questo presepe nella scena della luce, la grotta della Natività. Come avete accolto questa possibilità? È stata una bella cosa. Ci mettiamo sempre a disposizione per questa associazione quando possiamo. È sempre bello rappresentare la Natività. Da papà come la sta vivendo? Grande emozione. Tonia? Sì, siamo stati molto felici di aiutare Fra Gabriele e poi l'emozione è stata forte. È una bella cosa, essendo poi famiglia, ancora tutto più vero. Davvero significativo. Allora, tantissimi auguri insieme al piccolo Leonardo. Grazie mille. Grazie mille. E conosciamo i piccoli angioletti, siamo con... Daria, Sara, Lucia. Allora, cosa succede in questa scena, in questa stanza? Che nasce Gesù. E che si trova in una capanna e non in un hotel. E come mai non si trova in un hotel? Perché gli hotel erano tutti pieni e non c'era posto. E quindi hanno trovato rifugio qui? Sì. E voi siete angioletti, fate compagnia a Gesù? Sì. Chi c'è poi in questa stanza? Quali sono anche gli altri personaggi? L'asinello, sì, come l'avete chiamato? Nello. L'asinello Nello, bene. Poi c'è anche il bue. E tu invece sei più vicina a Gesù? Sì. Molto emozionata? Sì. Bene, allora vogliamo augurare, guardiamo la telecamera. Buon Natale e buon anno a tutti i nostri telespettatori. Lo diciamo insieme, ok? Buon Natale. E dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie di Oruri si conclude questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato al presepe vivente organizzato dall'associazione Le Nostre Radici. Vi ricordiamo di seguire tutte le puntate della nostra trasmissione sui nostri canali e non dimenticate gli spazi social e per i più tecnologici la piattaforma Amazon Fire.